Pomeriggio ragazze, oggi girerò due video. Il primo è un video outfit velocissimo, ma mi piace come mi sono vestita oggi, mi piace molto l'effetto globale e quindi ho pensato di farvelo vedere. Il secondo, che vedrete penso dopo il video outfit, è il video prodotti corpo, ma vabbè, lo vedrete dopo. Iniziamo con il video outfit per l'appunto. Allora, ho il trucco Partiamo dal trucco. Ho una base, la base è quella che faccio tutti i giorni, infatti ho utilizzato il mio beauty da ufficio. Le uniche due novità sono l'illuminante, perché voglio provare un po' questa Baked Powder di Paola P, la 06, ve l'avevo già fatta vedere in un video faccetta Paola P, e il rossetto super rosso, super velluto, super opaco, super wow di NARS. Questo si chiama Dragon Girl ed è questo matitone, me lo porto anche in viaggio. Tra l'altro non so se vedete lì dietro Harry, che è nella valigetta, perché domani parto, vado via 4 giorni con mia mamma e con mia sorella, quindi dopo devo preparare la valigetta. Passiamo all'abbigliamento, anzi prima dell'abbigliamento passiamo agli accessori. Ho tolto momentaneamente le mie stelline per passare a un tema oro rosa. Infatti alle braccia ho questo bracciale oro rosa di Stroily, questo me l'ha regalato la mia amica Manu qualche Natale fa. Di qua ho, vabbè, il mio tennis solito con i brillantini che non riesco a levare, quindi rimane lì. I peli alle braccia che mi devo togliere, quindi non avvicino troppo. E questo Pandora, questo l'avevo acquistato con Rossella quando siamo andate a Napoli. Tornando in stazione, prima di ripartire, ci eravamo comprate una cosina, come ricordo, avevo preso questo braccialettino qua. Dopodiché, altro dettaglio oro rosa, questa collanina che ho preso da Urban Outfitter e ha un unicorno, molto sfiziosa. Eccolo qua, lo vedete l'unicornino, e anche lei è in oro rosa. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ve lo descrivo e poi ve lo faccio vedere. Questa deliziosissima casacchina quadretti, io laddove vedo quadretti Vichy e Pois impazzisco, no, quadretti Vichy, Pois e righe, ed è più corta davanti più lunga dietro. Ah, l'acconciatura l'ho fatta io, è una treccia intrecciata che parte di qua e fa tutto il giro. Non riesco assolutamente a farvi vedere come la faccio, ma sicuramente ci sono moltissimi video su YouTube che la possono spiegare meglio di me. Jeans Sisley e zeppe nere. Il dettaglio è la borsa di Dixie, che adesso vi vado a prendere nuova e ve la faccio vedere. Ed eccoci qua, questa è la casacchina, ha questo tipo di scollo che non so come si chiama, una manichetta corta e dietro ha questo dettaglio perché per l'appunto lei si allarga. La borsa ve la faccio vedere immediatamente ed è questa borsa di pelle di Dixie, io la trovo stupenda, l'avevo già vista a Torino ma l'ho poi comprata a Pinerolo, in realtà è un regalo, e ha anche una tracollina, volendola si può mettere... È già mezza vuota, scusate perché ho già spostato la maggior parte delle cose nello zainetto che porterò in viaggio. Si può mettere anche così e mi piace proprio un sacco, un sacco, un sacco. Penso che la utilizzerò tantissimo. Ora me la levo, la appoggio qui alla sedia, vi faccio vedere il resto della casacchina. Vedete, rimane abbastanza lunga, quindi è assolutamente indossabile sia con un jeans ma anche con un leggings, perché copre il sedere alla grande. Come potete vedere, la trovo molto carina come casacca, come idea in generale di abbigliamento, sia da ufficio che da sera, magari con un pantalone aderente al posto del jeans e un tacco. A proposito di tacco, io ho messo... questi sono dei miei jeans soliti di Dixie, che mi sono stati... no, di Sisley, che mi sono stati larghi per un sacco di tempo, poi sono ingrassata e adesso mi stanno perfettamente di nuovo, molto bene. Comunque, le scarpe che invece ho indossato sono queste, sono delle zeppe molto alte che avete visto già in tanti video outfit, perché le ho utilizzate tantissimo l'anno scorso, quindi le mettevo in tutte le salse, devo dire. Le ho messe anche oggi e mi piace l'abbinamento, sono qua scusate, l'abbinamento con la borsa nera, la casacchina, non lo so, è un insieme che nel complesso me gusta mucho. Così è per l'appunto come sono vestita oggi, quindi camicetta Vichy bianca e nera con zeppa nera e dettagli oro rosa.
Il rossetto è rosso come lo smalto che ho sui piedi, quindi ecco il tocco del rosso è quello. Capelli intrecciati e borsa di pelle tonda, molto 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 bella, a me piace tantissimo quella borsa. Ok, qui finisce questo brevissimissimo video outfit, però mi è morso qualcosa sul piede, molto bene. Però l'abbinamento mi piaceva e mi andava di farvelo vedere. Passo adesso al secondo video, quello dei prodotti per il corpo, e noi ci vediamo presto. Buona giornata a tutte!